il più bello è il late ball, non è il knockout. Sì. Ah sì, no, hai ragione. Però anche il knockout è molto bello. È molto bello. Direi seconda. Soprattutto è bella la fase dei punti dopo che è finita la partita. Sì, e tu adesso pensavi di essere andato molto bene, invece sei ultimo. Tutti con le macchine Pimp My Ride. A parte Tranne Vegeta che Vegeta avendo 8 anni. Vegeta 06. No, quindi non è nato probabilmente a giugno del 1900. Gioco, quando l'hanno fatto? Più o meno a quanto Vegeta? Questo gioco è del 2012. Ah, no, allora. Dai, ragazzi, abbattiamoli. Povero sì. Vegeta, c'ha 11 anni. C'ha anche il camion più grosso di tutto il gioco. No, non è quello più grosso. Ah no, è vero, non ma è il Growler. Siamo su YouTube. Questa è attualmente è in registrazione, Lori. Ottimo. Ne ho già registrate altre due. A comprendere, perché cioè, ci sono dei videogiochi a cui gioco sono più vecchi di quelli di lì. Cosa vuol dire? Non sei mia... No, cioè, mi sembra vuol... strano. Ma perché? Uno è già... te quando avevi 10 anni comunque giocavi. Certo. Vedi. Ma Dio merda, sono caduto. Ma non c'erano i PC. Non c'erano perché c'eri te, ce n'erano altri. Non c'era, no, c'era altre, cioè, vai di solo. Ora c'ho messo, non sono concentrato. Boh, sono morto. Boia, Dio, che discorso è? Fantastico, Pedro, grazie per averci illuminato. Grazie. Niente, sei stato io. Statio, vai di sotto. Dio bestia, siamo andati in 13 di sotto. 7000 punti ai blu. Tre cretini proprio. No, Pietro, buttalo di sotto, buttalo di sotto. Sono andato di sotto io. Ci stanno massacrando. Perché se abbiamo fatto quella alzata. Ce n'è uno che è morto, dai. Almeno picchiatelo. Ho provato, ma ho mancato qualunque cosa e sono uscito da solo. C'è Coso che è morto, Beastie Boia. Beastie Boia, grande. No, sono stato di siamo a 3000 contro 13000. Com'è possibile, bimbi? No, ora di più perché mi hanno appena buttato di sotto. Ti sei perso una frangente in cui siamo andati di sotto in 15. In 3. Evidentemente. Sono morto. Molto bene, 16.000 a 5.000. Stiamo andando bene, ragazzi. E questa la vinciamo. Bene, credo. Sì, sì. Ma io però no, vedrai che dopo aumenta. Perché ho fatto un certo. Ci sono solo loro, Dio merda. Vedrai che dopo aumenta. Attenzione. Grande profezia sì, di Pietro. Ma da questi stronzi. Questa è morto, eh. Dov'è questa? Poi è casino. Madonna Rambo. Grande, con il coltello a serra mani. Col coltello a serra. Cos'è un po' lumpa e salta? La Madonna del coltello a serra mani, ricordiamo. Sì. Dai, sei morto. Bene, bene. Sto facendo vomitare. C'è Butinarg che è morto, dai. Bagna deve morire, Bagna deve morire. Scusa, è un film. Ma cioè. Ho capito che i blu provino a buttarmi di sotto, ma che i miei compagni di squadra provino a buttarmi di sotto. Sono talmente competitivi che. Vai di sotto! Dai, era stramorto, ma perché quasi sono morto? Sono morto. 16.000 volte. È un caos totale. 16.000. Ora boia, sono quello più forte. Andiamo bene. Io ho fatto veramente cacca. Guardiamo. Sto guadagnando un po' di punti, ma troppo poco. Ah, io in questa fase di solito sfoco. Guarda là. Deve fare Pietro. Ah, Pietro, il gioco gli devi dare un sacco di punti perché se li merita. Gli deve dare un sacco. Sì, ma infatti, Pietro, si vede che il gioco ti stima, perché comunque. Sì, guarda. Te ne sta dando un brocco. Sì, bro. Sì, io sì. Assumo dal fatto di essere sesto di aver fatto più di 5.600. Però è bello che sono davanti. Uno ha fatto 5.600 e ho 3.500. No, ma vedrete i punti di Pietro alla fine. Schizzerà in testa. Eh sì, ora come, Pietro... come aveva detto. Oh, già
è sui 3.600. Sì, che 3.000? C'entra, ma tutti gli altri hanno di più. Io vedo anche, sono ancora a 400. 400? Com'è possibile? È perché voi si vede, a me ancora deve darvi. Io sono arrivato a 10.000 nel frattempo. Grandissimo. Ma in questa fase, ragazzi, sono imbattibile. È la migliore fase. Sono straforte in questa fase. Dice, come sia possibile che in queste modalità non riesca a contare i punti prima che finisca la partita? No, no. È quando sei troppo veloce. Se ne è andato. Ma non ha aspettato, ragazzi, nemmeno la fine di questa emozionante fase. No, si è rotti i coglioni. Visto, come previsto, ho superato un po' l'Umpa. Sì. Non sembrava, gli exit poll erano contro le mie chance. Io intanto sopra gli 11.000, cioè proprio imbattibile a questo gioco. Guarda la ho anche Pietro ha superato un po' l'Umpa. Grande. Ma Pietro l'aveva detto, 800, che avrebbe scheggiato in questa fase. Come può essere a 800? Sei a 6.200. È la fase più bella, 905. No, e 12.000 e andiamo Simone verso la vittoria. Il mio Simone è a 3.000. No, Simone a 12. Ma poi perché io sono, perché i nostri sono tutti uguali e quello di Pietro è diverso. Perché il gioco non lo stima. Io vi ricordo che il gioco non stima Pietro. Per motivi che mi sfuggono. Comunque mi sta superando Pietro, guardalo, è sta arrivando. È grande rimonta. Sì, è proprio io sono a 13.000 nel frattempo, grandissimo. Grande Simo. Veramente l'unico forte. È un Palumpa che era a 5.600 all'inizio di questo conteggio ed è a 5.600. Basta, dura più il conteggio aiuto della partita. Basta. Oh, Simo, sei a 6.500. No, sono a 13.800, Pietro. Dio, ma perché ci mette così tanto? 14.000. Niente, c'è perso. Non ci si leva da questa schermata. E si continua così. Intanto Pietro supera Vegeta, attenzione. Colpo di scena. Supera Vegeta. Grande Pietro. Però è dietro, aspetta, no. Perché se è dietro vuol dire che c'è qualcosa che non va. È vero, è vero. Vegeta ha dei punti in credito. È vero. A Vegeta gli arrivano dopo. Io intanto arrivo a 15.000. Oh, abbiamo vinto, grandissimi. Grandissimi. Ma guarda, me le sta mettendo tutti a Budo ora. A Budo. Vai, fatto. E lo poteva fare prima. Simone a 15.000, io a 9.004, ve l'avevo detto. Comunque abbiamo vinto con margine, peraltro. con margine. E ora ti voglio ricordare peraltro che dal gioco che si è fatto non era vero, cioè no, certo, non era minimamente, non è mai vero. Ce l'abbiamo straperso, però il conteggio con le sue dopo è che ha delle dinamiche di conteggio che sono, esatto, ci sono i collegi, il nominale, cioè non è così che chi fa più punti vince, sarebbe no. È tutto un sistema, capito? I grandi elettori, i grandi